Alcuni giorni fa, un tennista italiano ha vinto il suo primo titolo, Jannik Sinner. Ciao ragazzi e bentornati su Italian Stories with Davide, il podcast che vi parla in italiano di storie, lingua e cultura. Jannik Sinner è diventato il primo tennista italiano a vincere un torneo del Grande Slam dal 1976. E questa sua avventura sembra solo all'inizio. In questo episodio parliamo della sua carriera fino al giorno più felice, il giorno in cui ha vinto gli Australian Open 2024. Prima di iniziare, vi ricordo che potete supportare il podcast con una piccola donazione su Tipeee o Patreon, e inoltre con questa donazione avete accesso a tutti i transcript di tutti gli episodi con le parole tradotte in inglese. Musica e cominciamo! Parte 1. I primi anni con la racchetta. Jannik Sinner è nato a San Candido in una famiglia dove si parla tedesco. Suo padre si chiama Hans Peter e sua madre Sieglinde e lavorano presso un rifugio in Alto Adige. Fin da piccolo Jannik è stato appassionato di sci e tennis, riuscendo a ottenere successi notevoli nel suo paese già a 7 anni. Tuttavia, a 13 anni, decide di concentrarsi solo sul tennis, lasciando lo sci a causa degli allenamenti troppo lunghi. Si trasferisce a Bordighera, in Liguria, per allenarsi con Riccardo Piatti, uno dei migliori allenatori giovanili. La sua carriera professionistica ha inizio nel 2015, quando fa il suo esordio nel circuito Futures. Nel 2018 raggiunge la sua prima finale Futures, e termina l'anno al 551esimo posto nel ranking ATP. Il 2019 è un anno importante per Sinner. Vince il suo primo torneo Challenger a Bergamo e poi conquista altri due titoli Futures. Gioca il suo primo torneo del Grande Slam agli US Open e arriva al secondo turno. A ottobre diventa il più giovane italiano nella top 100 del ranking ATP e a novembre 2019 vince la Next Gen ATP Finals, confermandosi una giovane promessa del tennis mondiale. Il 2020 è un anno di crescita costante per Sinner. Ottiene il suo primo titolo ATP a Sofia e raggiunge i quarti di finale agli US Open, diventando il più giovane italiano a raggiungere questa fase in un torneo del Grande Slam. Conclude l'anno al 37esimo posto nel ranking mondiale. Nel 2021 Sinner continua a fare impressione. Vince il suo secondo titolo ATP a Melbourne e raggiunge la finale a Miami, diventando il più giovane italiano a raggiungere la fase finale di un Master 1000. Continua la stagione vincendo altri due titoli, a Washington e ad Anversa. E grazie a questi successi, entra nella top 10 del ranking ATP. Il 2021 si conclude con la partecipazione alle ATP Finals, dove Sinner si distingue vincendo un match nella fase a gironi. Conclude l'anno come il quarto tennista italiano di sempre a concludere la stagione nella top 10. Parte 2. Cambio di allenatore, successi e critiche. Il 2022 inizia con la separazione dall'allenatore storico Riccardo Piatti, colui che lo aveva cresciuto e portato a livelli alti. Fu una decisione molto criticata. Nei mesi successivi Sinner ha avuto problemi fisici che lo costringono a ritirarsi dai tornei più importanti. Molti, soprattutto in Italia, attribuiscono il suo scarso rendimento proprio al cambio di allenatore. Nonostante ciò, alla fine della stagione raggiunge comunque i quarti di finale
in 3 dei 4 tornei del Grande Slam, i più importanti nel tennis. Un risultato che sarebbe molto buono per qualsiasi tennista, ma considerato deludente a causa delle aspettative su Sinner. Il nuovo allenatore di Sinner è Simone Vagnozzi, con l'assistenza dell'australiano Darren Cahill, nel ruolo di super coach, una sorta di consigliere ed esperto. Oltre a essere stato un tennista di discreto livello, Cahill ha già allenato diversi tennisti molto vincenti, come Leighton Hewitt e Andre Agassi. Sinner desiderava rendere il suo gioco più vario e imprevedibile. Fino a quel momento aveva sorpreso per la capacità di colpire palline molto forti e precise dal fondo campo, con un ritmo che per molti tennisti risultava difficile da gestire. Tuttavia, quando affrontava giocatori di livello più alto, quel tipo di gioco si dimostrava meno efficace, facendo emergere più facilmente i suoi difetti. Per oltre un anno, dopo aver cambiato allenatore, Sinner ha commesso molti errori durante le partite, almeno rispetto al suo solito livello. Tuttavia, nelle interviste, lui stesso ripeteva di farlo con una certa consapevolezza, cercando di abituarsi a giocare in un modo diverso rispetto al passato, più rischioso e con colpi che fino a quel momento non gli riuscivano. Nell'ultimo anno e mezzo, Sinner ha cambiato 2 volte il modo di servire. Tutti questi elementi spiegano come Sinner abbia cercato con insistenza di migliorarsi, accettando di ottenere risultati inferiori alle sue capacità per diventare un tennista più completo. Nel 2023 la sua crescita è stata costante. A luglio è arrivato in semifinale a Wimbledon, lo slam che si gioca sull'erba, in Inghilterra, perdendo contro Djokovic. Ad agosto Sinner ha vinto il suo primo torneo Master 1000, la categoria più importante dopo gli slam, e da quel momento sembra aver acquisito una consapevolezza diversa. In quel periodo è stato anche criticato per non aver partecipato alle qualificazioni per le finali di Coppa Davis, il principale torneo a squadre per nazionali. Sinner, che aveva avuto molte partite e qualche problema fisico, aveva deciso di saltare la convocazione, promettendo di tornare per la fase finale. La sua scelta aveva causato molte polemiche, a cui lui non aveva mai risposto. A Sinner non viene perdonato facilmente il suo italiano, che suona legnoso per chi viene da una famiglia madrelingua tedesca. Quando era appena diventato maggiorenne, gli si chiedeva esplicitamente se si sentisse italiano. Lui era costretto a rispondere, un po' imbarazzato, «Mi sento e sono italiano, totalmente, ancor più da quando vivo a Bordighera. Mi piacerebbe giocare con l'Italia la Coppa Davis e magari anche vincerla, non sarebbe male». Non gli viene perdonato il temperamento mite, vagamente anti-emotivo, e chissà, magari anche i capelli rossi. Parte 3. Il futuro del tennis. Aveva comunque continuato a lavorare e dopo un periodo di riposo era tornato visibilmente più in forma. 2 mesi dopo sarebbe stato determinante nella vittoria italiana della Coppa Davis. A ottobre Sinner aveva vinto altri 2 tornei, a Pechino e Vienna, battendo entrambe le volte in finale il russo Daniil Medvedev, contro cui aveva sempre perso nei 6 incontri precedenti. Di Medvedev si diceva spesso che fosse per Sinner il più difficile da battere, perché il suo modo di giocare lo metteva da sempre in grande difficoltà e ne accentuava i punti deboli. Per riuscire a batterlo, già la prima volta Sinner aveva dovuto cambiare il suo modo di giocare e la sua tattica all'interno della partita, dimostrando una grande capacità di adattamento. Aveva inserito più variazioni nel suo gioco. Alle ATP Finals
Sinner è riuscito per la prima volta in carriera anche a battere Djokovic, con una prestazione notevole, ma in una partita della fase a gironi. I due si sono incontrati di nuovo in finale e ha vinto Djokovic, ma il livello di Sinner non sembrava troppo distante da quello del serbo. La migliore prestazione del 2023 di Sinner l'ha tirata fuori di nuovo contro Djokovic, ma in Coppa Davis. Italia e Serbia si erano incontrate in semifinale e se Sinner avesse perso contro Djokovic, l'Italia non sarebbe andata in finale e non avrebbe potuto vincere il torneo. Nel terzo e decisivo set, Djokovic aveva avuto 3 match point. Sinner li aveva annullati tutti e 3, diventando il primo giocatore nella storia a riuscirci contro Djokovic. E dopo quei 3 punti, aveva vinto la partita. Dopo la pausa di fine stagione, all'inizio di questo 2024, Sinner era probabilmente il tennista più atteso. Esperti e appassionati si chiedevano se sarebbe riuscito a confermare il livello visto negli ultimi mesi dell'anno passato. L'anno scorso, nello stesso periodo, Sinner era stato eliminato dagli Australian Open ai quarti di finale. Era il tennista numero 17 del ranking mondiale e molti cominciavano a dubitare che sarebbe stato in grado di soddisfare le grandi aspettative che ci sono su di lui fin da quando è diventato professionista. Ma agli Australian Open 2024, fino alle semifinali, è stato l'unico tennista a non perdere nemmeno un set. Ai quarti di finale ha battuto in modo molto netto il russo Andrei Rublev, che lo segue solo di una posizione nel ranking mondiale, ma è sembrato di un livello molto inferiore rispetto a Sinner. In semifinale poi è riuscito di nuovo a battere Djokovic, per la terza volta negli ultimi 4 incontri. In finale ha battuto Medvedev, per la quarta partita consecutiva, per 3-2, in rimonta dopo aver perso i primi 2 set. È il titolo più importante della sua carriera ed è un risultato storico per il tennis italiano in generale. Tra gli uomini, prima di lui, solo Adriano Panatta, nel 1976, era riuscito a vincere un torneo del Grande Slam, dal 1968. A 22 anni, ha vinto il suo primo torneo del Grande Slam agli Australian Open, al culmine di un periodo di crescita per certi versi imprevedibile, almeno per l'improvvisa rapidità con cui sono arrivati i miglioramenti negli aspetti che erano considerati più critici del suo gioco e per il livello di consapevolezza raggiunto. In tutto, Sinner rappresenta un campione sportivo ideale. È serio, educato, rispettosissimo. Ha una sportività impeccabile. Sembra piacevole da avere attorno e infatti è amato da tutti i tennisti del circuito. Non c'è collega che non abbia parole di stima e rispetto, o persino ammirazione nei suoi confronti. Per tutte queste ragioni e per questo incredibile e innegabile talento, gli sponsor lo amano e lo ricoprono di soldi. L'ATP lo tratta come una star, come il futuro del tennis. Se vi è piaciuto l'episodio, lasciate una review positiva su Apple Podcast e vi ricordo che su Tipeee e Patreon trovate la trascrizione dell'episodio con le parole più difficili. Sempre sul sito potete finanziare e supportare il progetto con una piccola donazione. E se invece volete commentare l'episodio potete iscrivervi alle pagine Instagram e Facebook e condividere l'episodio. Come sempre, non è la cultura che fa le persone, ma le persone che fanno la cultura. Quindi, facciamo cultura insieme. A presto!